è il premio Un ambiente più bello per tutti. Il Festival Terre Volute entra nel vivo. Video, fotografie, disegni realizzati da oltre 300 bambini da tutto il Veneto sono stati visionati all'oratorio Don Bosco a San Donà di Piave nell'ambito del progetto Acqua, Ambiente e Territorio alla scoperta del meraviglioso mondo dell'acqua. Lo scopo è di primaria importanza, far comprendere ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria e secondaria l'importanza del ruolo svolto dalle bonifiche idrauliche nel rendere le terre vivibili. Il progetto mira inoltre a sensibilizzare i giovani cittadini sull'importanza di una gestione attenta delle acque e del territorio e più in generale sulla necessità di rispettare l'ambiente. Un bambino che legge questo fumetto cosa deve capire? Che l'acqua è molto importante. Il nostro progetto è, appunto, si chiama Ambiveneto e consiste nel spiegare che il terreno è importante e bisogna tenerlo sotto controllo. L'obiettivo era quello di far passare questo messaggio anche a casa. Portano a casa quello che fanno a scuola e la modalità con cui il lavoro è stato fatto ha sicuramente entusiasmato i bambini e ha dato loro modo di parlare a casa con i loro genitori di queste cose. E per i più grandi non sono mancate le iniziative rivolte verso l'alternanza scuola-lavoro. Presso la Sala Ronchi del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale sono stati premiati gli studenti degli istituti agrari e forestali del Veneto che per una decina di giorni hanno realizzato un progetto a tema ambientale o irriguo, avente come oggetto mutamenti climatici, corridoi ecologici e efficientamento idrico. Le scuole e i giovani sono il nostro futuro e quindi i consorzi di bonifica non possono non investire nel futuro. Questi quattro giorni di Terre Volute è soprattutto un confronto sul territorio, quindi non ci sottraiamo al confronto sul territorio. Siamo talmente convinti delle nostre funzioni, della nostra realtà, che, ripeto, da imprese che dobbiamo essere, vogliamo investire nell'innovazione e nella formazione.